Salve a tutti ragazzi, bentornati da Nu. Allora, la iniziamo o non la iniziamo questa carriera su MotoGP 20? Secondo me sì. Io in realtà ho già fatto qualcosina che mi ha dato modo di scoprire subito alcune cose. Allora, prima di tutto, la carriera non si può riavviare. Ho provato anche a cancellare i file proprio dal PC. Niente, rimane salvata anche scollegando Steam tutto. Perché volevo provare a riavviarla? Perché ho scoperto anche che ci sono delle impostazioni a sé. Infatti sono andato a spararmi i test nelle prove libere del Qatar e ho notato con grande sorpresa che andavamo un secondo e mezzo più forte del secondo. E lì mi sono stranito perché io non ci so giocare per il momento a MotoGP 20, è diversissimo. Torno, vado a vedere e avevo l'IA, avevo la gara a 50% e l'IA a 80%. Quindi evidentemente in carriera andavano riviste le impostazioni, cosa che non ho fatto. Ero tutto casato, dico, mazza, oh, già un secondo e mezzo più forte dell'IA 120? No. Quindi insomma volevo riavviarla perché mi sono buttato in Q2 in maniera immeritata, perché praticamente ho fatto le libere a 80 senza saperlo. Altra cosa relativa alla carriera, non c'è una carriera manageriale. La carriera è la carriera, è solo che tu mentre corri devi anche gestire il team. Andiamo con Stevens e Nakano. Stevens è un A+, quindi molto affidabile. Ok, come vedete passiamo direttamente in Q2, stavolta però siamo a difficoltà massima 120, quindi vediamo quante mazzate ipoteticamente ci prendiamo e poi ci regoliamo. Ovviamente ragazzi, il nostro obiettivo è essere competitivi come su tutti i MotoGP a livello massimo 120, solo che qui serve un po' di adattamento perché è veramente cambiato molto. Dunque, se nelle prime gare è eccessiva la cosa e vogliamo scendere un pochino, lo facciamo, ma cerchiamo di no, perché così ci abituiamo fin da subito. Siamo partiti dalla MotoGP, ragazzi, perché io ho voglia di partire dalla MotoGP. Però possiamo fare una cosa al contrario. Invece di partire dalla Moto3 e fare Moto2, MotoGP tutte le volte, due palle così, quando saremo soddisfatti della MotoGP possiamo magari con un altro pilota scendere in altre categorie che pure sono divertenti. La Moto2 è fantastica. Vediamo invece quanto è fantastico Nu Rossi. A questo punto, con un po' di fortuna, si è ritrovato in Q2, quindi comunque partiremo nella prima metà della griglia. Mettiamo due soft nuove e vediamo un buon giro per le nostre potenzialità di adesso come viene fuori. Solito format per noi, visto che mi sono allenato fino ad adesso, partiamo subito lanciando. Attenzione ragazzi, Marquez fa 49-0, imbarazzantissimo, ma non è il solo, è in buona compagnia. Noi primo giro 51-4, secondo giro, forse anche con meno carico della benzina, proprio a pelo e avendo un attimo scaldato la gomma, abbiamo funzionato un ottimo 50 e mezzo, ottimo per il momento, sarebbe ottimo in realtà
è solo che vanno troppo forti. Il vecchio volpone Nurossi dalla dodicesima casella, richiamato in causa dall'aprile, però vedete è rimasto con la rossa e ci trovano bene comunque. Inizia gara, incredibile questo gioco. Intanto qui prima fila un miraggio per noi, Marquez, Dovizioso e Rins. Attenzione a Valentino Rossi che scatta dalla quarta casella, apre la seconda fila, Cracciolo e poi l'altra Ducati, c'è il Petrux. Intanto Nurossi pronto a scattare con la sua nuova avventura in Aprilia, super 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 satellite per così dire, moto che sicuramente avrà bisogno di una guida saggia come la sua, che intanto comincia a volare con il posteriore. Prima esperienza qui in Qatar notturna, attenzione al gruppone che si avvia. Adesso il richiamo qua a sinistra, vediamo gli ingressi. Interessante capire se ci sono ancora degli assassini. Attenzione, lì quarta la rotta, catina con Nurossi, non si fida, ma al gas anche Morbidelli. Nurossi con due contattini innocenti sbatte indietro entrambe le Yamaha Petronas e si tiene agganciato per il momento al gruppo di questi primi otto, anche se va un pochettino a remare sui cordoli, cosa che sarebbe meglio non fare. Vediamo qua, prima dentro non ci sono assalti, cade Spargarò, compagno di marca ma con moto ufficiale. Nurossi si porta sotto a Rins, ottavo in questo momento. Attenzione qua l'entrata di Jack Miller, un po' assassina ma si tiene, si tiene. Tira il freno a mano Jack Miller, capisce che non ci può stare lì. Mezzo giro se n'è andato, potevamo pensare anche peggio, anche peggio visti i presupposti, la preparazione della moto di Nurossi e anche il suo fisico ormai un po' più anziano richiede un po' più di carburazione. Ma lui alla fine risponde sempre pronto alle chiamate. Curvoni veloci verso destra, la prima fa fatica a tenere una linea, mamma mia se c'è da lavorare. Però la Suzuki di Rins rimane un buon riferimento. Subito largo a destra Nurossi per impostare qua a sinistra, attenzione va a rischiarsela anche oltre il cordolo, forse anche troppo. Rimane lì, guarda, guarda come accelerano però le moto ufficiali. Ultima curva, adesso si infila ancora Jack Miller, stavolta il Pertugio lo vede. Vediamo se Nurossi può rispondere, ci sarà una scia. Ha preso subito 15-20 metri il Ducatone in accelerazione. Prova Nurossi a sfruttare una scia, ma l'Aprilia, questa in particolare, non ne ha. Staccatola qua in fondo per cercare di riportarsi sotto al Jack. Sbuca intanto il casco del fratellino di Marquez. Belli questi dualismi di quest'anno. Nurossi comunque ci sta sorprendendo, ci sta sorprendendo. Mi aspettavo di dover combattere in maniera terribile per un punticino, 2-3 al massimo. Invece siamo in top 10 e dimostriamo anche di avere un passo meritevole della posizione. Nurossi che continua a sgondolare ogni tanto, bravo però a tenere composta il più possibile la sua Aprilia in staccata, manovra non facile con questo telaio un po' così raccattato su alla buona. Sento qualche pressing dietro, però cerchiamo di tenere nel mirino il gruppo davanti. 8 decimi Miller, bene qua Nurossi come si butta da sinistra a destra su quel cordolo alla sua maniera, gli altri la prendono un po' più larga, anche qua Nurossi è più vicino, peccato che ci sia un allunghino che spara via Miller come un razzo, un reattore sotto la Ducati che allontana il pericolo di attacco da parte dell'Aprilia. Mi ricordo neanche lo sponsor al momento di Nurossi. Attenzione qua, apre la linea, si allarga, si fa fatica a imbinariarla, infatti è così, Nurossi deve combattere contro se stesso, contro la moto. Però è lì, nono, risultato clamoroso, risultato clamoroso. 120% di A, velocissima, ma in gara Nurossi sta facendo dei miracoli per tenersi aggrappato lì. Le gomme sono messe bene, benzina, teniamo d'occhio un po' tutto. Nuovi parametri da quest'anno, nuovi regolamenti per Nurossi. Si deve adattare, non è facile. Attenzione, qui saltella di nuovo il posteriore. Il Rins intanto vede un buco lì su Miller, ci prova ad infilarsi. Miller che è andato leggermente largo, interessante anche vedere come tutti gli altri piloti si muovono. C'è anche una Ducati ufficiale, forse quella di Petrucci là davanti, che ha fatto una linea completamente diversa. Questa prima gara ci può servire anche come riferimento, come tara per così dire, nei confronti dell'IA e nei confronti del livello di Nurossi,
che comunque dobbiamo dire qui in Qatar non è mai stato un genio del male e neanche del bene, un genio di nulla a dir la verità. Di conseguenza questa non è una posizione, a patto che riesca a tenerla, ma dietro c'è un po' di margine, abbiamo guardato e ci siamo distratti un po' lunghi, però va a chiuderla bene, va a richiamare bene il gas. Vediamo qui il suo punto buono, per così dire. Vede Rins, si sta avvicinando. Forse Miller era più veloce di Rins, infatti lo ha passato, gli rimane davanti abbastanza comodamente. Rins potrebbe essere il più lento di quel gruppo, potrebbe essere il collante, la sparatina di silicone ancora morbida che fa agganciare Nurossi in un posto dove neanche lui sperava di essere, così pronti via alla prima gara con queste nuove moto completamente cambiate. E invece è lì Alex Bostic Rins, che lo tiene agganciato nella top 10, dove però il decimo, quello pericoloso che rischia di scalciarlo fuori da una posizione a una sola cifra, si allontana alle spalle di Nurossi. Molto bravo qui, vediamo, la Suzuki potrebbe fornire una buona scia. Infatti Nurossi arriva fortissimo, 51 intanto per Dovizioso. Noi abbiamo chiuso con un 58, non è tantissimo il margine. Bravo Nurossi, che solleva il posteriore, ma riesce ad inserirla. Attenzione, linee diverse, Rins entra più stretto ma esce più largo. Nurossi fa il contrario, prova a farsi vedere da un ipotetico specchietto di Rins, che però non ha, ma lo sa perché le tabelle sul traguardo arrivano. Nurossi più 0,3, gliel'avranno detta così più o meno per mettergli un po' di pepe, non possiamo dire dove. Mamma mia, il posteriore comincia sul risultato di tempo, ma è buona la scelta delle mescole per adesso, si dimostra quando la metà gara è passata. Doppia media per Nurossi, non ho fatto caso alle scelte degli altri, ma per adesso la prestazione di Nurossi è costante, anzi forse in salita. Perde 6-7 decimi da quelli là davanti, ma quelli là davanti vogliono dire Dovizioso, Marquez, super armati con quelle motorone lì. Se il talento potrebbe mai essere lo stesso, di certo la moto non lo è. L'Aprilione fa un po' di fatica, guardate questa accelerazione, non c'è verso di rimanere agganciati a Rins. Si perde un puntino blu, poi nel guidato Nurossi in alcuni punti riesce veramente a spremere il massimo dal suo telaio, sospensioni, gomme, freni, le sue due ditina tattiche. Si riporta sotto Rins, adesso lo vede bene, si può vedere anche il casco di Rins. Quando si riconosce la sagoma vuol dire che Nurossi è più sotto, è molto sotto adesso. Attenzione alla scia, peccato che in accelerazione qua fuori dall'ultima curva chiunque, anche un bambino di 4 anni sul triciclo. Ancora 51 per Dovizioso, vediamo, 56 Nurossi migliora di 2 decimi, mezzo secondo soltanto più lento del Doviziosone nazionale lì davanti sulla Ducati ufficiale. Stiamo ricucendo quella ferita dolorosa che le qualifiche ci hanno consegnato. Una lama ha squarciato un secondo e mezzo, due. Nurossi, rispetto ai primi, non è pronto. Attenzione qua, un po' largo, purtroppo deve fare i salti mortali. Occhio dietro, il margine è sempre di sicurezza, Rins è sempre lì. Nurossi prova a forzare per cercare di guadagnare magari un'altra posizioncina, ma non bisogna strafare perché così va già di lusso, troppo di lusso, troppo di lusso. Pensavamo di ricevere un Nurossi distrutto, devastato dal Qatar e con una consapevolezza di non essere ancora pronto per questo mondiale estremo 120, e invece lui ci mette sempre il suo zampino e rimane lì attaccato. Nono, attaccato non più adesso tanto, forse la gomma posteriore comincia ad essere un po' stanca, o forse qualche errorino, pensava di spremere un po' di più Nurossi per star vicino a quelli davanti, in realtà spremendo si è spremuto lui da solo come un'arancia a tarocco, facendo fuoriuscire il succo, rimanendo lì con la buccia, non sai che farne, lì a metà strada tra dargli il morsetto perché magari è buona al gettarla via. Il limbo della nona posizione di Nurossi, che adesso è a un secondino, forse abbondante da Rins, ma ne ha un altro abbondante anche dietro, dove peraltro c'è Alex Marquez. 59, infatti sì, ha rallentato Nurossi,
3 decimini rispetto al giro precedente, ma è ottimo, sta facendo i suoi tempi della qualifica. Quindi grande salto in avanti in gara. Grande salto in avanti in gara per Nurossi. Puntiamo a chiudere quest'ultimo giro in maniera serena, stando attenti agli assalti da dietro. Verifichiamo anche se nel finale ci sono cali anche dell'intelligenza artificiale. Dovrebbe essere equilibrata. Spesso abbiamo visto nei mondiali passati il povero Nurossi soffrire da solo mentre l'IA continuava a martellare. Ingiustamente. Attenzione, per Rins sembra rimanere lì. Diciamo, attenzione, qua si impenna in uscita la prima di Nurossi, che gli dà le manate di gas, ultime speranze, sperando magari in un errorino là davanti, che però non arriva, tutti precisi, puliti. Gara senza emozioni particolari, ma una grandissima emozione, attenzione, non ci riferiamo a questi 2 decimi di penalità per Nurossi. La grande emozione è lui stesso, che ha fatto credere il peggio ai suoi tifosi oggi in questo esordio. Fuori dai punti, lo davano. E invece lui è lì, solo pochi decimi più lento del primo, con una moto che francamente è tutta lì la differenza. Mi viene da pensare che se Nurossi avesse da subito una moto ufficiale, potrebbe già essere lì a combattere per il podio a questo punto. Animalone da gara, spettacolare. Appaga i suoi tifosi in quest'ultima curva, che lo vedono arrivare nono subito all'esordio con questa briga inutile, completamente inadatta. Ma lui c'è, nono, va molto bene. Con quale fatica, ma con quale onore. Grande cuore, tra l'altro, di Nurossi, perché vabbè, abbiamo 2 decimi di penalità, però abbiamo perso soltanto mezzo secondo da Dovizioso sul giro secco. Guardate, ci sono 2 ritiri per cadute, Mir e Morbidelli. Fondamentale non cadere in questo gioco. Comunque la posizione di Nurossi, nonostante l'errorino in qualifica, la distrazione è meritatissima, perché soltanto davanti, in pratica abbiamo preso un po' di paga sul giro, però i riferimenti veloci là davanti ci hanno fatto fare un grande salto di qualità in gara. Nurossi c'è, si mette lì e macina, nona posizione con questa Aprilia che non va al 120%, ci dimostra che col cuore e i nervi saldi possiamo fare grandi cose. Vediamo come funzionano i post gara qua. Oh, bene che ci abbiamo gli stipendi da... Vediamo, quanta roba, ragazzi. Analisi 5 giri validi, 1,51,3. Questo era nel programma di prova. Poi siamo migliorati parecchio, era proprio all'inizio. Che è successo alla musica? Capito che devo chiudere il video, però mi parti così. Qualche baghettino ancora ce l'abbiamo. Ma il gioco è nuovissimo, è fighissimo, è difficilissimo. Però nonostante tutto, nonostante il tipo diverso di guida, considerando che noi col Qatar abbiamo un brutto rapporto, difficoltà super massima, mi aspettavo di fare malissimo. Invece, ragazzi, concentrati sull'obiettivo. E direi che ci siamo. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa gara. Avete visto? Qualche contatto all'inizio, ma poi filante. L'IA è molto migliorata, avete visto anche nei rapporti ravvicinati, non se ne vanno a fanculo, non ti prendono dentro. Avete presente il tornantino a sinistra? Ci sono altre piste da vedere, ma fin qui diciamo che non ci sono più le paure dell'anno scorso. È stata una bella gara. Io, signori, vi abbraccio, vi do appuntamento al prossimo video, ma guardate qua sotto in descrizione perché trovate Instagram, Twitch. Alla prossima, ciao.